Vaffanculo, Bart. Ok, amico. E poi continuiamo a scherzare. Sei simpatico. Grazie. Prego. Però io ho dei cazzi un po' più seri per la testa, lo sai? Che c'hai tu, i cazzi seri? Ma fa la finta, ma chi ci crede? Tu ci credi? Ma vaffanculo allora, oh! Lo so io che cazzo c'ho da pensare, va bene? Ma poi sono io il deficiente, cazzo, che ne parlo con l'uomo che vive la sua vita spalmato sul divano, cazzo, l'uomo accappatoio! Che problema c'hai con il mio accappatoio? Me l'hai regalato tu? Vabbè, allora mettitelo, dai, vattelo a mettere. Me lo metto, sì, sta bene con tutto. Va bene, Bart, allora scherziamo, dai. Scherziamo, scherziamo, scherziamo sempre, scherziamo sempre. Quanto cazzo è che non fai un discorso serio? Uff. Quanto cazzo è che non provi un'emozione? Quanto è che non ti innamori di una donna? Millenni. Quanti cazzi d'amici c'hai nella tua vita di merda, porca puttana? Bella la tua di vita. Sì, bella la mia. Lo sai perché? Lo sai perché? Perché io almeno ci provo. Sì, yeah. Sì, credi che mi piace andare in giro vestito come un deficiente per andare a cercare lavoro? Secondo sì, me sì, credi che sono felice di come stanno andando le cose? Secondo me no, però ci provo, porca puttana. Ah, ci provo. Non me ne sto tutto il tempo nascosto in questa casa di merda, va bene? A fare il vigliacco, Bart, perché tu sei un vigliacco, lo sai cosa sei? Io sono il vigliacco. Un vigliacco. Io sono il vigliacco. Sì, sei un vigliacco. Sono io quello sì. Che fa i colloqui sapendo già che li vuole perdere. Ma che cazzo dici? Sono io che ho incontrato una donna straordinaria e le ha distrutto la vita perché mi sono cacato sotto dalla paura a affrontare le mie responsabilità. Guarda come scappi. Guarda come scappi. Non come scappi. Vieni qua sono a parlare qua. Con me. Sono vieni qua. Qua a parlare con sono me qua. Se sono tutte stronzate, dimmi perché adesso non esci da quella porta. E la smetti di imitare la vita, la smetti di prenderti per il culo e cominci a fare le cose sul serio. E ti trovi uno schifo di lavoro e vai in ginocchio da quella donna a chiedere perdono per il male che gli hai fatto e per lo stronzo che sei stato con lei. E se la tua partita non è ancora finita, cerchi di riacciuffare un'occasione rarissima che ti è capitata di vivere una vita da persona normale. Me lo sai spiegare perché non lo fai? Me lo sai spiegare che cazzo? Bravo. Bravo non vuol dire un cazzo.